Straordinarie le Paralimpiadi, nel senso proprio letterale del termine, perché portano lo sport fuori dall'ordinario, oltre il nostro stesso corpo, anche quando questo corpo non è standard, non è conforme, è ferito, è diverso. Come con la forza della volontà e della tenacia, come ha fatto la nostra portabandiera Ambra Sabatini, che 3 anni fa a Tokyo ha letteralmente bruciato i 200 metri piani con la sua protesi, arrivando all'oro. O l'altro portabandiera Luca Mazzone, 6 Paralimpiadi, 3 ori nel ciclismo, mai nessuno come lui. Una marcia colorata per le vie di Parigi, simbolo dell'inclusione, dà il via ai Giochi Paralimpici 2024, mani che tengono accesa la fiaccola, ma forse soprattutto il senso vero dello sport, oltre l'agonismo, a volte deleterio, dei normodotati. Qui si gareggia per vincere, certo, ma soprattutto per dare un senso alla vita, per superare se stessi. Mani che si danno il ritmo, come per Anna Barbaro, una delle 2 atlete donne che la Calabria quest'anno porta in dotazione alla delegazione dei 141. Una delle più folte di sempre. La regina, argento a Tokyo, e la sua inseparabile guida Charlotte Bonnem possono solo migliorare nel triathlon di questa Paralimpiade parigina. Ed è ancora Reggio Calabria tutta in attesa per Raffaella Battaglia, atleta azzurra del sitting volley. Dopo l'oro di Egonu, Silla e Company alle Olimpiadi, si aspetta il fischio d'inizio del 30 agosto per sognare di nuovo una cavalcata verso la vittoria nella disciplina sorella della pallavolo.